Allora, volevo fare questo video perché mi avete chiesto quali sono le tariffe di un levabolli. Allora, in questo caso vi parlo di tariffe rivolte alle carrozzerie con più di una macchina da fare. Le mie tariffe, che poi sono le tariffe che si trovano in giro, sono tariffe di media. Sono queste. Allora, fino a 50 bollini, tariffa indicativa 300 euro. Oltre, fino a 100 bollini, tariffa indicativa 500 euro. Fino a 250 bollini, 750 euro. Oltre, 250 bollini, 900 euro. Ovviamente bollini che non hanno spaccato la vernice, macchine non devastate dalla grandine con parabrezza o lunotti non rotti dalla grandine. Quindi queste sono le tariffe di media che io applico per macchine salvate, quindi macchine che non devono essere riverniciate. Nel caso di riverniciatura, ad esempio di un montante, piuttosto che di un fianchetto, piuttosto che della parte superiore di una porta, io applico uno sconto del 15%. Quindi in genere le macchine che si salvano da 300, da 500 euro sono macchine che non richiedono verniciatura, che si possono salvare. Macchine più impegnative con più bollini sono quelle che possono richiedere la riverniciatura, quindi 700 euro meno 15% di sconto fa 595, nel caso qualche componente debba essere riverniciato, che sia uno, che sia anche più di un componente. Lo sconto è sempre 15% sul totale, sul prezzo totale. Oppure macchine da 900 euro con oltre 250 bollini. In quel caso anche lì sconto 15% sul totale, è difficile, non è impossibile, ma è difficile che macchine con tanti bollini vengano salvate dalla riverniciatura. Poi tutto sta alla tempistica di lavorazione, per dire macchine con 200 bollini mediamente io impiego un giorno e mezzo, due. Perché faccio la lavorazione incrociando i bolli da tutti i lati per vedere la macchina, ad esempio il tetto di fianco e d'arretro perfettamente in piano, quindi per non vedere i tagli da lavorazione incomplete e per non vedere ad esempio dei bolli troppo bassi che di lato potrebbero sembrare essere stati riparati correttamente, visti ad esempio dal lato del portellone, qualche difetto lo possono presentare, va corretto smontando il portellone e lavorando, incrociando il bollo da dietro la vettura. Quindi lavorazioni fatte come si deve hanno questo prezzo. Cioè, queste sono le mie tariffe, poi ci sono levabolli che chiedono di meno, levabolli che chiedono di più. Io non guardo la tempistica di lavorazione, cioè la lavorazione deve essere eseguita al meglio possibile. Se occorre una mezza giornata in più, non la faccio pagare al cliente, cioè il prezzo che io faccio è un prezzo a macchina. E questo prezzo è rivolto anche alle assicurazioni. Per esempio, negli altri stati, faccio un esempio, Francia e Germania, la riparazione dalla grandine viene suddivisa dalle compagnie in riparazione e quindi raddrizzatura a carico del levabolli. E poi verniciatura. Quindi le assicurazioni estere suddividono il pagamento tra pagamento lavoro levabolli e pagamento lavoro carrozzeria. In Italia ancora si fa una tariffa unica e poi il carrozziere a decidere se stuccare, se affidarsi al levabolli. Secondo me non è male come dividono il lavoro all'estero, cioè il levabolli fa il suo lavoro e il carrozziere fa il suo lavoro. Quindi queste sono tariffe che applico anche alle assicurazioni. In genere la fattura media per 250 bollini all'assicurazione è di 1.300 euro. Perché? Perché al prezzo bisogna aggiungere lo smontaggio e il rimontaggio e la lucidatura, lavori che in genere fa il carrozziere. Quindi questi prezzi sono riferiti alla vettura col celino, quindi con l'imperiale smontata,
con il cofano sul cavalletto e col baule praticamente coi connettori scollegati, dove è necessario solo rimuovere le due viti per togliere il baule e incrociare i bordi del tetto da retro. Queste lavorazioni non comprendono i bolli da sportellate, da ammaccature, ma unicamente i bolli da grandine. Per i bolli da ammaccature o sportellate ovviamente c'è un sovrapprezzo in base al tipo di bollo. Se la macchina presenta parti in alluminio più difficili da lavorare, quindi ad esempio cofano in alluminio, parafanghi o porte in alluminio, i prezzi possono variare. Poi in base alle dimensioni della vettura decido io di volta in volta le tariffe, se aumentarle o se mantenerle. Niente, queste sono le tariffe di media che applico. Se siete assicurazioni sapete che se la macchina può essere salvata io in genere non la porto in carrozzeria per riverniciarla, cioè la riparo al meglio possibile. Se io ritengo che la macchina l'ho salvata, la macchina piuttosto impiego una mezza giornata in più, ma tendenzialmente preferisco non farla andare in carrozzeria, preferisco far risparmiare l'assicurazione. Se durante la lavorazione la vernice si dovesse spaccare, ad esempio tirando le ventose, lì in quel caso la macchina deve obbligatoriamente andare in carrozzeria. Capita più volte che le vetture che riparo sono già state riverniciate in precedenza, magari hanno 5 anni di vita, e atti vandalici o piccoli incidenti può capitare che in alcuni punti sono già state riverniciate. In questo caso, lavorando con le ventose, la vernice può saltare, dove salta obbligatoriamente si rivernicia. Quindi se siete assicurazioni e volete riparare macchine, non una macchina ma avete un parco auto da riparare, volete stipulare una convenzione, contattatemi. Se siete carrozzerie, contattatemi. Molte carrozzerie mi dicono ma io trovo dei levabolli che mi portano in piano la vettura, richiederebbe troppo tempo la lavorazione, un po' di stucco e vernice, così insomma riesco a lavorare non avendo alcun tipo di problema per eventualmente la vernice che si può spaccare durante la lavorazione, a parte che i levabolli, se la vernice si spacca lo vede. Quindi preferisco verniciare in maniera da avere la vettura pari al nuovo. Sì, è una soluzione, può essere una soluzione valida, specialmente quando ci sono tante macchine da riparare e un levabolli non riuscirebbe ad aver tempo per ripararle tutte, e quindi in questo caso si rivernicia. Cosa intendo un levabolli non riuscirebbe ad aver tempo? Anche una squadra di levabolli, se ci sono più macchine di quanto sono i tecnici disponibili, è possibile che la stagione non basti e ci va un anno per riparare tutte le vetture. Allora in quel caso può essere conveniente portare in piano le vetture il più possibile e verniciarle. Ripeto, nel mio caso io preferisco impiegare un po' più di tempo, però le vetture se si riescono a salvare preferisco salvarle. Cosa vi posso dire ancora? I corsi in questo momento sono sospesi perché ovviamente a Grandinato in tutta Italia lavoro ce n'è. E per chi vede questo video e mi dice ma le tariffe sono alte, voglio fare una considerazione. Ci sono vari livelli di finitura. Quindi un levabolli in grado di salvare una vettura anche con bolli solcati non è così facile da trovare. Ci sono anche vari gradi di finitura quando la macchina viene preparata dal levabolli per una successiva verniciatura, cioè il levabolli, indipendentemente dai bolli, se è in grado di lavorare, può dare la vettura con finitura dove è necessario stuccare,
dare il fondo, verniciare, mettere il trasparente, può dare la vettura senza bisogno che venga stuccata, quindi solo da lavorare con fondo, vernice e trasparente, può dare la vettura anche senza bisogno che debba essere dato il fondo, ma solo verniciata, può dare la vettura dove al limite si seppia con la 3000 e si lucida. Quindi i vari gradi, in questo caso non è una verniciatura, se si seppia e si assottiglia talmente tanto il trasparente e in alcuni punti magari si scopre, in quel caso è necessario riverniciare. Però ci sono vari gradi di finitura, come ci sono vari gradi di danni da grandine, quindi fino a 50 bollini come ho detto all'inizio del video, ci sono anche vari gradi di finitura per la preverniciatura. Quindi anche lì ovviamente, se una macchina è distrutta dalla grandine e il livello di preverniciatura è alto, quindi la macchina è spianata il più possibile, non è necessario dare stucco e in molti casi nemmeno fondo, questo richiede tempo al levabolli, e il tempo che il levabolli impiega lo risparmia poi il preparatore. Quindi tutto ha un costo, il levabolli è caro, il levabolli è economico, ripeto, tutto va in base alla finitura del lavoro che il levabolli dà. Tenete conto un'altra cosa, queste tariffe in Francia, dove in Italia una macchina viene pagata 900 euro, in Francia viene pagata 2200 euro. In Germania viene pagata ancora di più, in Svizzera viene pagata ancora di più. Quindi un levabolli che in alta stagione fa, e questo è un periodo di alta stagione, fa le macchine in Italia a 400 euro, è un levabolli che preferisce stare in Italia, quando in Francia per poco che gliela pagano, 1200 euro gliela pagano. Quindi le tariffe sono alte quando ovviamente si, per politica aziendale si vogliono ridurre i costi per cercare di ovviamente di guadagnare il massimo dalla vettura, anche dal lavoro, giustamente, non discuto in questo caso del levabolli, però in alta stagione, ripeto, ogni levabolli può dire: io macchine da riparare ne ho un'infinità, posso decidere di ripararle in Italia al prezzo che è giusto per la finitura che do, oppure di ripararle in Francia, in Germania o in Svizzera. Questo è un, diciamo, è un settore dove la stagione finisce a febbraio-marzo, quindi si lavora secco 6 mesi e poi gli altri 6 mesi si fanno ammaccature, sportellate, piccoli danni nelle carrozzerie. Quindi spero di esservi stato utile. Questo è un video dove spiego le tariffe e il perché delle tariffe. I corsi sono sospesi, avvierò poi dei corsi più lunghi di 5 giorni, dei corsi in affiancamento, dove se avete la partita IVA potete venire con me a riparare le macchine. Sono corsi di 3 mesi, ovviamente non costeranno quello che costano i corsi di 5 giorni, però imparerete man mano come si lavora, le varie difficoltà, vedrete come lavoro io e cercherete di copiare e perché no provare e acquisire le tecniche anche vostre che vi vengono in mente durante la lavorazione. Mi chiedete spesso dei corsi, ovviamente i corsi danno un'indicazione, poi quello che fa è la pratica, il vostro modo di vedere il lavoro, il vostro modo con la vostra intelligenza di risolvere i problemi, quindi vari tipi di bolli che man mano si presentano. Dove non riuscite c'è chi li ha risolti prima e vi può dire, però comunque è un lavoro che dovete fare voi. Ci aggiorniamo nei prossimi video, spero che questo video vi sia utile, se avete suggerimenti scriveteli nei commenti e ci vediamo nei prossimi video, alla prossima.